Professor Cacciari, benvenuto qui nel posto delle parole. Grazie, buongiorno. La fine dell'arte, è questo il titolo dell'incontro che terrà al Festival Filosofia di Modena. La fine dell'arte, tutto questo succederà sabato 16 settembre. La fine dell'arte rappresenta che cosa per la parola arte e per tutti quanti noi come espressione del nostro esistere, del nostro vivere, Massimo Cacciari? Ma veramente il titolo dovrebbe essere l'arte della fine dell'arte, l'arte della morte dell'arte, non quindi intendere la prospettiva di Hegel, anche se Hegel non ha mai parlato di morte dell'arte, intenderla come un venir meno, un cessare dell'attività artistica, dell'attività poietica in generale, ma il diventare centrale all'interno di questa attività, all'interno di questa forma del fare, il diventare centrale del tema del trapassare, del tema del trasformare, del trapassare e anche del morire come verbum agentis, cioè non di una morte che si accoglie passivamente come l'accoglie inconsapevolmente l'animale, ma di una vita che esserci per la morte, per dirlo appunto con Heidegger prima citato. E credo che l'arte contemporanea abbia appunto a che fare con questa dimensione di problemi, no? Il tema del trapasso, il tema della trasformazione, il tema dell'esperimento, il tema quindi del viaggiare sempre, nel senso letterale, etimologico dell'esperimento, e la consapevolezza appunto della fine, della morte, se si vuole, anche di una sua epoca, di un'epoca in cui l'arte in qualche modo continuava ad essere definita sulla base di qualche metro, di qualche misura, di qualche numero, no? Vi erano delle forme artistiche che dominavano un'epoca. Un'epoca era, si caratterizzava per determinate forme che sembravano stare, che sembravano abbastanza solide, no? Oggi tutto è movimento, tutto è terremoto, no? Qual è la forma artistica attuale, la forma artistica del contemporaneo? Tutto può convivere, tutto è possibile, tutto è in potenza, no? E nulla in atto. E nulla in atto perché l'essere è comunque il divenire, non solo filosoficamente parlando. Sì, ma il divenire di cui la filosofia ha sempre parlato era un divenire che si accomunava all'atto, era l'insieme di potenza e atto, di divenire e atto, non c'era soltanto il divenire in quanto tale, il divenire catautore, il divenire di per sé è una categoria che nella storia della filosofia occidentale fino al contemporaneo non è esistita. Professor Cacciari, è vero, la fine dell'arte, però l'arte rappresenta comunque, spero di non dire troppe cose inesatte, l'arte rappresenta comunque un luogo di domanda, è il luogo di domanda, perché l'arte e non altro, ecco, se l'arte è la fine, che domanda possiamo farci? È diventato soltanto luogo di domanda, è diventato soltanto luogo di interrogazioni, questo sta la sua straordinaria importanza. È una sequela in continuo divenire, in continua trasformazione, senza consistere in nessuna forma di una domanda, di un interrogativo. In questo contrasta forse nel modo più radicale con esperienze metafisico-filosofiche del passato, e in questo forse anche ha invece determinato alcune forme filosofiche del contemporaneo, che sono appunto tutto interrogare, tutto interrogativo, tutto problematicizzare. Quindi siamo di fronte a questo paradosso, l'arte non è mai stata forse così decisiva e determinante come oggi, e mai come oggi è consistita soltanto di domande di fronte alle quali non possiamo in alcun modo acquietarci, no? D'altra parte non vi è più una filosofia rassicurante, non vi è più una filosofia sintetica, non vi è più una filosofia dialettica in grado di conciliare l'opposto, la contraddizione, in grado di, come dire, far stare il divenire.
Ecco, allora il combinarsi paradossale di interrogazioni filosofiche e arte e fare artistico oggi nel contemporaneo. Ma se l'arte è domanda, allora l'opera che ha perso il suo valore culturale sembra che siano veramente slegate, sembra che ci sia una dicotomia che non ha alcuna relazione. Ma sono due secoli che l'arte, come per dirla con Hegel, è qualcosa di fronte a cui non ci inginocchiamo più, no? Noi abbiamo perso perfino la memoria di cosa doveva essere l'evento di un'opera d'arte all'interno del proprio contesto culturale, rituale, specifico. L'arte è stata collocata all'interno di un contesto di questo genere per secoli, dal suo inizio fino al moderno, in Oriente anche oltre, nell'Europa occidentale, cioè quindi nell'Occidente. Questa forma artistica strettamente collegata a momenti rituali, culturali, eccetera, è cominciata a dissolversi tra 400 e 500 fino ad oggi, e oggi noi non abbiamo neanche più memoria di un'arte che abbia a che fare con il rito, col culto, eccetera. Ma è una trasformazione culturale enorme e che noi non l'avvertiamo neanche più, tanto siamo abituati a un'arte, come dire, tra virgolette, in borghese. Ma questo non è ancora, non si è ancora detto l'essenziale, perché l'essenziale sta nel fatto che quello che viene meno nel contemporaneo è appunto la forma artistica, e la forma artistica in tutte le accezioni del termine si è dissolta, si è liquefatta, è diventato l'attimo, è diventato l'evento, è diventato appunto l'evento, no? È fondamentale comprendere bene l'importanza che ha l'evento, l'happening, nella forma d'arte contemporanea, quindi il gioco. Quindi tutto può diventare una questione artistica, no? E tutto si incarna tutto, in qualche come cosa. Avviene, no? E non è esattamente così che avviene. Tutto può essere arte da questo punto di vista, perché nulla è arte, e l'arte contemporanea vive drammaticamente appunto la morte dell'arte, è arte della morte dell'arte, che la morte dell'arte, così come l'abbiamo intesa noi per secoli, così come la intendevano ancora le avanguardie, perché le avanguardie avevano ancora un forte radicamento in quel passato, lo spirituale nell'arte, no? Kandinsky, eccetera, eccetera, oppure le alchimie di un Mondrian, eccetera, eccetera, c'era ancora. E diciamo la dissoluzione della grande forma artistica avviene in modo straordinariamente consapevole con quel grande genio che era Duchamp, e poi nel secondo dopoguerra diventa la forma dell'arte. La forma dell'arte è il suo trapassare, il suo continuo trapassare da ora a ora, da evento a evento, da momento a momento. Massimo Cacciari, la fine dell'arte può coincidere con la fine della filosofia, riprendendo, se non ricordo male, un tema proprio del suo libro Labirinto della filosofia, edizione Adelphi, credo di 2 o 3 anni fa. Sì, io penso che vi sia uno stretto rapporto tra le due cose. D'altra parte Nietzsche l'aveva chiaramente individuato, insomma, l'ultima grande espressione della forma artistica, Goethe, poi se la prendeva con gli idealisti a Vanvera, ma insomma aveva compreso che vi era questa stretta affinità tra l'ultimo apparire di una grande forma artistica, per quanto già disincantata al suo interno, eccetera, e l'ultimo apparire di un'arte, di una filosofia come sistema. Il venir meno del sistema filosofico, della forma sistema nella filosofia, è esattamente contemporanea al venir meno di ogni possibilità di categorizzare una forma artistica nella produzione artistica. Quindi ciò che non possiamo esprimere, rappresentare, indicare, lo possiamo fare semplicemente amando forse il concetto artistico, amando l'arte nell'espressione più vera, e porci, come dirla, per dirla in maniera di Heidegger, e porci al tema dell'origine dell'opera d'arte, no? Porci in opera della verità. L'opera d'arte non è poesia, ma veda, lì il problema di Heidegger è che la poesia come Dichtung, che lui... di cui lui parla, è in contrapposizione alla poesia,
come il Denken, pensiero, è in contrapposizione alla filosofia come disciplina specifica, ma nessuno, e lo dice anche Heidegger, ha mai ascoltato una Dichtung o elaborato un Denken, perché sono precedenti sia la filosofia che la poesia. E quindi filosofia e poesia devono, come dire, essere coscienti di questa loro origine, ma questa loro origine in quanto tale non si è manifestata mai. Massimo Cacciari, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni mi fa compagnia Platone, perché sto preparando il corso su Platone, quindi molti dialoghi, in particolare alcuni dedicati al grande tema del rapporto tra filosofia e matematica, il Filebo, l'Epinomide e altri. E qui attraversa anche, se vogliamo, il filo rosso del pensiero di Platone, attraversa sicuramente anche il tema della fine dell'arte per certi aspetti. Beh, Platone si augurava un'arte, a dire la verità, un'arte che fosse quella dell'esaltazione di quelle virtù e di quella filosofia sulla cui base doveva reggersi l'intera polis, l'intera città. Ma Platone non se la prende con l'arte, se la prende con una certa arte che per lui tradisce i valori, i principi della vera filosofia. Quindi non ha nulla a che vedere con il discorso che prima si è fatto. Grazie ancora, professor Cacciari, del tempo che ci ha dedicato per Grazie il Festival Filosofia. Grazie.